Siamo a Londra, la capitale europea del design e dell'architettura, è quella che maggiormente ha goduto di grandi progetti e da qui nascono poi anche le realizzazioni più belle nel mondo. In questo quartiere Cleckerwill hanno sede molti studi di architettura e qui Cesar ha deciso di aprire una showroom. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the army. Dopo alcuni anni in cui eravamo presenti sul mercato inglese con un ufficio diciamo non aperto al pubblico, ci siamo accorti che il mercato richiedeva una presenza più stabile e più intensa su appunto questa città che per noi è diventata un hub importantissimo nel settore appunto delle specifiche sia inglesi che internazionali, e quindi abbiamo deciso di fare questo ulteriore passo un po' secondo la nostra filosofia di un passo alla volta ed entrare appunto come presenza maggiore e soprattutto in questo quartiere che è un po' il quartiere principale dove sono soprattutto stabiliti tantissimi studi di design e di architettura. Essere presenti con una showroom in questo quartiere di Londra non significa semplicemente presidiare il mercato inglese, bensì poter entrare in contatto con quegli studi di architettura che hanno appunto sede qua, ma che realizzano progetti in tutto il mondo. Ma significa avere una visibilità a livello veramente internazionale, perché da qui partono tantissimi progetti, tantissime specifiche proprio a livello internazionale. Quindi in questo modo tu non solo lavori sul mercato inglese, che è un mercato importante, comunque non eccessivamente grande, ma in questo modo uno riesce appunto ad entrare su quelle specifiche internazionali che si sviluppano in tutto il resto del mondo. Cioè noi lavoriamo tantissimo in Medio Oriente, in Sud America, in Europa, in Inghilterra anche. Lo Urban Lab di Cesar qui a Londra è anche un luogo nel quale vengono realizzati seminari e incontri con designer e architetti per spiegare loro la natura del grass porcellanato, le capacità, la possibilità di interpretazione dei materiali naturali e tutte le specifiche tecniche di questo prodotto. Big slabs for natural stones, marbles, are very very common. Okay, so these are being quarried for hundreds and hundreds of years, so they're being diminished. We need to kind of look after the environment and kind of copy these big slabs. So for that you have technical advantages because the maintenance is very good, you get clean joints, there's very, very minimal joints, and the architects will just love everything big. Abbiamo visto anche in base alla nostra esperienza che molto spesso noi fornivamo del materiale in tantissimi paesi e conoscevamo veramente poco di questi progetti. Semplicemente ricevamo qualche ordine, ma la conoscenza era molto limitata. In questo modo in realtà siamo riusciti a capire dall'A alla Z come viene sviluppato un progetto. Quindi in questo modo noi parliamo con le persone, decision makers, così chiamati, che decidono di utilizzare il nostro materiale, seguiamo tutte le specifiche in giro per il mondo, le controlliamo e conosciamo i costruttori, i contractors, i general contractors, i posatori, quindi uno ha una conoscenza del mercato che è altamente superiore rispetto a una normale vendita tramite il rivenditore di sala mostra.